Salve a tutti, benvenuti in questo video presentazione di questo canale. Guardate quanto sono carino, mi sono messo anche un fiocchetto che non si vedrà mai nella vita perché sta per diluviare qua fuori e quindi niente, non mi vedete mai, però è rosso col contorno giallo. Siamo low budget, ok? Non rompete il zebetrostis. Ecco. Allora, mi presento, no, anzi mi aspetto a presentarmi. Prima vi presento il mio socio incredibile, perché avrete tante domande se almeno vi è interessato un minimo quel teaser, altrimenti penserete che insomma siamo dei pazzi, insomma siamo un po' fuori di testa. Allora vi presento subito il mio incredibile socio nonché fedele compagno Sus. Salve a tutti, io mi chiamo il signor Sus, per gli amici Sus. Succhiate. No Sus, non possiamo partire subito così, eh. Dobbiamo essere, insomma, non possiamo partire subito così, Sus. Quindi rispetto per chi che vedono i nostri contenuti. Semmai qualcuno, perché magari abbiamo fatto tre visual, una l'abbiamo fatta noi, una l'ha fatta il cameraman, saluta cameraman. Ecco, vedi, siamo in tre praticamente. E lo so che avete tante domande, magari quei pochi che hanno visto il teaser e sono interessati a questo progetto. E avete tante domande, e lo ripeto un'altra volta, perché siamo in ansia, non ci siamo scritti niente. Così, come la pioggia cade, noi parliamo, vero Sus? È quello che ci viene in mente, diciamo, e che dovevamo fare? Mannaggia. Tanto mi sta cadendo pure il fiocchetto perché l'ho attaccato male. E vabbè. Comunque, mi avvicino un po' perché altrimenti non leggete. Allora, dobbiamo spiegare un po'. Intanto, cosa cazzo siete voi due? Ecco, già prima parolaccia, non va bene. Ok, cosa siete voi? E non mi vedete, io sono un bellissimo scheletro. E mi chiamo appunto Scheletro. Che fantasia, eh? Uno scheletro che si chiama Scheletro. È come prendere un cane e chiamarlo cane. Salutiamo colui. E lui è Sus. L'avete appena sentito che si chiama Sus. Sus, cosa sei tu? Mi è caduto il fiocchetto. Mi è caduto il fiocchetto sulle palle. Ecco, mi è cascato il fiocchetto. È destino così. Vabbè, almeno Sus c'è ancora il fiocchetto. Io mi presento. Sus ti sei già presentato. Io sono una pianta. Ecco, una pianta. Avete capito che Sus era una pianta? Aiutali a capire meglio. Sono una pianta morta. Ecco, perché non hai i capelli. Lo so, noi dovevamo fare un video per darvi delle domande. No, no domande, risposte. Non siamo più. Guardate che noi eravamo bravi, adesso voi ci prenderete per il culo. Non manco parlare. Noi siamo famosissimi. Noi veniamo dal Godovers. Mica fica. Mica fiche. Sus, non va bene. Stiamo dicendo già troppe parolacce nel nostro primo video. Non va bene. Che cosa dobbiamo fare? Io sto morendo di ansia. Ho capito, Sus, però. Comunque, parliamo un po'. Ci sarà una marea di tagli in questo video. Noi vogliamo fare un video senza tagli e ci saranno una quantità di tagli incredibile. Comunque, Godoverse, titolo e lore. Lore, ecco, l'ho detto meglio. Praticamente, noi da dove veniamo? Ah, noi siamo uno scheletro incredibile e una pianta incredibile e noi veniamo dal Godoverse. Voi direte, che cazzo è il Godoverse? È semplice, il Godoverse è una dimensione diversa da dove vivete voi. Questa magari è la galassia XYZ e noi veniamo invece dalla galassia God. Come ci siete definiti qui? Ottima domanda, non lo sappiamo neanche noi. Ci ricordiamo un'esplosione incredibile e siamo finiti qua. Vero Sus? Già, per forza, non abbiamo niente, siamo dei poveretti. Però vuol dire, andate a lavorare per l'androne. E noi cerchiamo di lavorare, noi nel Godoverse eravamo famosissimi. Eravamo il duo più famoso del Godoverse. Avevamo un programma incredibile, avevamo il nostro gruppo, combattevamo contro i gruppi rivali e c'erano i nemici dello spazio. Siete veri? E quindi niente, siamo un po' morti di fame, siamo capitati in questo universo che assomiglia al nostro, però ci sono delle cose un po' diverse, ad esempio, Sus, di delle differenze. Ad esempio che ne so, il signor Yotobi non ha fondato un partito islamico in Italia. Ah, ecco, ma questo è interessante. Oppure Curolini non è diventata Miss Italia. Queste sono le differenze. Insomma, ci sono anche altre differenze incredibili. Tipo, no, Blur e Dario Moccia che fanno una live insieme. Cioè, questa cosa non potrebbe mai accadere in questo universo. In realtà è accaduta qualche giorno fa. Vabbè, insomma, è un universo simile. Però c'è un motivo di fondo. E cioè il fatto che nel Godoverse c'è una cosa particolare. Cioè il Godo. Il Godo. E il Godo è l'energia vitale del Godoverse. Avete capito? È molto simile a questo universo. Però c'è il Godo. E il Godo è l'energia vitale di ogni cosa. Più Godo hai, più sei forte, figo. E puoi apprendere tutto e tutto. Combattere. Wow. Puoi fare tutto con il Godo. Qui non ci sta Godo. Qui c'è un cazzo il tuo universo. Però Sus. Noi avevamo tanto Godo. E per quello che... Forse ci hanno fatto fuori per quello, te lo dico io, sono mesta. Ecco, Sus è diventato romano. Quando Sus parla in romano, so cazzi.
Vabbè, quando mi vedete, vabbè, ci sarebbe talmente tanta roba da dire, però non vogliamo fare un video gigantesco. E poi, oh, scusa, la Mediaset è a campagna per anni a fare i tagli incredibili, quindi anche noi vogliamo non dire cose, e magari se vi interessa, poi magari questo video non lo vede nessuno, non ve ne frega un cazzo, e niente, insomma, ci ammazziamo, e i misteri rimarranno così. Salutiamo il cameraman comunque. Ok, quindi noi siamo capitati in questo universo simile al nostro, abbiamo viaggiato e abbiamo trovato questo stage, guarda, uno stage incredibile, con un database. Che noi li chiamavamo database, ma è un computer in realtà. Vabbè, quando faccio così penso comunque. E quindi abbiamo detto, ehi, perché non proviamo a riprovare, a ricreare quello che avevamo creato? Godverse, però a low budget, perché non ci abbiamo soldi. Infatti, non so se vedete, il papillon di Psus è fatto così. Ma cazzo, insomma, noi avevamo una costumista, avevamo tutto. Non c'avevamo niente, abbiamo trovato sto cameraman fuori in questo specie di stage abbandonato. Gli abbiamo detto, ehi, vuoi partecipare a noi? Vedi, sta dicendo di sì, video di camera, no, camera, scusate, non l'abbiamo assolutamente costretto, noi siamo dei bravi ragazzi, ecco, vero Sus? Quando ci pagano siamo bravi ragazzi, no Sus, ti prego, dobbiamo farci una reputazione buona in questo universo, eh? Noi siamo dei bravi ragazzi, un po' gangster, però insomma, rapper, un po', siamo un po' tutto, ecco, no trapper, ecco, i trapper, no, almeno per, comunque. E quindi il titolo è ovviamente il titolo di questo canale, si chiamerà Godoverse, non metterà mai a fuoco perché abbiamo una camera di merda, però che cazzo devi fare? Godoverse, incredibile Godoverse, andiamo del Godoverse, incredibile, che coincidenza incredibile. E la lore ve l'abbiamo spiegata, noi siamo esseri che veniamo del Godoverse, eravamo famosissimi, e ora non siamo niente, quindi insomma, dai primi agli ultimi, si dice così? Sus, aiutami, sono in confusione! I primi saranno gli ultimi, ma gli ultimi saranno i primi. Ecco, appunto, vedi. Dovete capire che i Sus hanno una testa grande perché hanno un'intelligenza incredibile, ragazzi. Quando si illuminano i Sus sono geniali. Cioè, altro che ne so, è Einstein. È Einstein e niente in confronto a Sus. Scusate, mannaggia. Comunque sì, abbiamo messo un sottofondo in Audi perché, insomma, piove in Audi, nuvole bianche, insomma, cose così. Comunque, cosa faremo più format? Allora, questo canale insomma, vorrebbe provare a ricreare quello che noi facevamo nel Godoverse in versione un pochino più, insomma, lavorare down, insomma, io facevamo nel Godoverse, noi nel Godoverse avevamo uno show incredibile che vorremmo provare a riproporre qui, anche se la vedo dura, perché non abbiamo mezzi, non ci conosce nessuno e quindi la vedo dura. Quindi, questo canale troverete contenuti così, un po' alla cazzo, un po' allegri per passare un po' di tempo con questi due personaggi incredibili. Poi chissà se in futuro arriveranno altri personaggi. Per adesso siamo solo noi due. Non credo ci siano altre forme di vita del Godoverse in questo universo. Però Sus. Vorrei capire che stanno a fare dall'altra parte, però senza di noi. Secondo me si riposano, Sus. Comunque. E quindi niente, abbiamo in mente molti format. È pure finita la musica. Me la dovrei rimettere, però non me va. Insomma, facciamo così almeno. Ecco, si è rimessa da sola. Ma cose a caso. Questo video è molto sconclusionato con una marea di tagli, quindi insomma sarà divertente da editare perché non abbiamo neanche uno che ci edita i video. E quindi dovrà fare tutto al cameraman. Sei contento, cameraman? Come no? Devi dire di sì, cameraman. Ecco appunto, vedi, bravo cameraman. E quindi niente. In questo canale vedrete il nostro show incredibile che ci vorrà veramente tanto tempo a fare quello show incredibile. Magnaggia. Però state tranquilli. Il vostro scheletro incredibile ce la fa, tranquilli. E poi avremo un altro format incredibile che non vi diciamo il titolo e che parlerà di cose a caso, nel senso che delle nostre interessi. Non tutti, perché alcuni non si possono far vedere, però insomma, un giorno parleremo di un videogioco. Ovviamente non saranno né analisi né critica, perché sto facendo così con la mano e non lo so neanche io, sono fuori di testa. Sus, aiutami! Insomma, la potrei aiutare, ma non ho le mani. Ecco appunto, usa le tue non mani. Bravo Sus. E quindi sì, potremmo parlare di videogiochi, circa, facendo un video, che ne so, parliamo un titolo e parliamo a caso di quel titolo. E poi un film. Oppure in questo universo sono fissati con le anime dei morti, non lo so. Insomma, credo intendano anime e cartoni. Della pizza? No, non lo sappiamo. Comunque parleremo anche di questo. Insomma, in modo simpatico, senza andare troppo nel dettaglio, insomma, una chiacchierata fra stronzi. Ecco, una definizione mi sembra perfetta. E il futuro del canale, abbiamo una marea di progetti, tipo ad esempio avere uno stage migliore, però mi sa che per adesso ci dobbiamo accontentare di questo incredibile stage, che non so se vi rendete conto quanto è grande, cioè è gigantesco. E quindi sì, quindi insomma, spero che vi abbiamo almeno, se vi abbiamo fatto un sorriso, non so parlare, scusate, non so parlare, sono emozionatissimo, è come la prima volta, Sus, mamma mia. La prima volta non si dimentica mai, già, Sus. Sus, una curiosità, ma
insomma, intendiamo la stessa cosa. Ovviamente, insomma, sta intendendo la prima volta che, insomma, si fa l'amore. No, se intendevo la prima volta che abbiamo fatto la prima puntata dello show. Ah, io stavo pensando alla gnocca. No, su, non possiamo partire subito così, eh? Dobbiamo essere bravi ragazzi che non cadono nei discorsi, i soldi che fanno i ragazzi. Che poi magari non sta ridendo nessuno guardando questo video, ci prenderanno solamente per il culo e noi ci ammazziamo. Guarda, così, perfetto. Vabbè, insomma, sai, dobbiamo avere un po' di coraggio e un po' di coraggio. Ecco, perché l'hai detto due volte, sus, per rafforzare il concetto. Ah, ecco, bravo, sus. Facciamo una carezza a sus. Ecco, bravo. E niente, allora, se vi abbiamo intrattenuto per più di 10 secondi e ci vuoi dare una speranza, noi la accettiamo. Sì, vi abbiamo fatto cagare e, ragazzi, insomma, c'è tanta roba meglio di quello che facciamo noi, che vi dobbiamo dire. Comunque. E niente, se penso quanto eravamo forti nel gol, mannaggia, qui siamo delle pippe comunque. Comunque, un saluto dal vostro Schedro, da Sus, che vi saluto con le sue non mani. E se mai questo video era in onda, la prossima settimana dopo questo, dovremo uscire il primo video del primo format, quello più chiacchierato. Quello chiacchierato, insomma, quello più cazzaro, ecco, insomma. Quindi se mai vedete questo video, prossima settimana, incredibile, forse uscirà il primo episodio del format, questo qui un pochino più, un po' smucia, un po' così, un po' più chiacchierato, dove parleremo di cose simpatiche, e poi speriamo per dicembre, metà dicembre, il primo episodio del nostro show. Non vi diciamo titoli, ma avremo delle sigle, avremo tutto fatto un po' casareccio, perché, ripeto, siamo in 3, 1, 2, 3, e non c'avevamo nessuno. E purtroppo le cose ci sono cambiate rispetto al Godverse. Che avevamo una troupe, avevamo un gruppo incredibile ed eravamo bravi nel settore. Qui, insomma, questa piattaforma youtubesca non è come la nostra. Noi lavoravamo per una piattaforma che si chiamava La Fox con 4 X finali. E niente. E quindi niente. Il vostro Schedro vi saluta. Sus vi saluta. Salve ragazzi, ragazzi e tutti. Ecco, bravo. Saluta cameraman. Ecco, saluto pure il cameraman. E con questa canzone bella ma triste, come questo video, perché in fondo questo video è triste, volevamo fare un video simpatico e ci è venuto un video triste, e tra l'altro mi piace che nell'inquadratura non si vede su, ecco, grazie camera, devi imparare a essere un po' meglio camera, me l'hai capito? Ecco, bravo camera. E quindi niente, di solito io i video li finivo che saltavo sulla telecamera come un pazzo, e probabilmente lo farò così. Anzi, vorremmo mettere la canzoncina di Giorgio, in realtà, perché sì, Giorgio c'era pure nel God. Vabbè ragazzi, Giorgio è in qualsiasi universo, quindi insomma, quindi. E niente, taglio incredibile e ci vediamo la prossima volta. Circa. Ok, quindi.